Ecco, volevo anticipare, la presentazione verrà fatta dalla professoressa Giorgia Lauzi, che fa parte del nostro, abbiamo un gruppo di lavoro, lei insegna inglese al Liceo Classico Carducci qua a Milano, abbiamo un gruppo di lavoro istruzione e in questa, diciamo, disamina non sentirete parlare, lo anticipo perché tante persone me lo chiedono, della situazione degli insegnanti, delle GAE e di queste cose perché non sono di competenza regionale. Qui stiamo parlando, sappiamo che sono delle problematiche serie, ce ne siamo anche occupati cercando, diciamo, di intervenire perché Regione comunque facesse quella che si chiama moral suasion in favore di questa situazione che è veramente problematica. Però non è una tematica regionale. Noi qui, e sentirete anche poi nei punti programmatici che vi presenterò, ci concentriamo sulle situazioni regionale. Quindi lascio la parola a Giorgia, vedrete è molto interessante. Abbiamo a disposizione, anticipo, delle mappe che abbiamo fatto fare e che lei ha esaminato, che sono state fatte per ogni provincia in cui potete vedere la situazione, la diffusione a livello regionale, appunto divise per provincia, delle scuole per ogni ordine e grado, sia statali che paritarie, giusto se volete farvi un'idea di che cosa succede. Adesso lascio la parola a Giorgia, grazie. Grazie. Buongiorno. Come diceva Paola, io faccio parte del gruppo di lavoro istruzione e all'interno di questo gruppo abbiamo cercato di fare, appunto, come vi ho anticipato, un'analisi soprattutto sulla distribuzione territoriale delle scuole, quindi all'interno delle varie province, com'è la situazione. E per chi volesse approfondire la cosa, ci sono appunto anche tutte le mappe che magari nel pomeriggio possiamo guardare nel dettaglio. Al momento vi faccio invece un riepilogo dei dati principali. E quindi come prima cosa volevo fare una premessa sulle norme per cui abbiamo qua l'articolo 33 della Costituzione e per la parte che ci interessa, dove definisce il ruolo delle scuole statali e non statali, vedete che si parla della Repubblica che istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Questa era prima, diciamo, parte che abbiamo tenuto a mente per andare a verificare se è vero che sul territorio ci sono scuole statali in tutti gli ordini e gradi e poi andremo a vedere. Per quanto riguarda le scuole non statali, si parla di enti e privati che hanno il diritto di istituire scuole senza oneri per lo Stato. E volevo sottolineare la parola enti perché al di là dello Stato ci sono gli enti locali, quindi i comuni che hanno la possibilità di istituire delle scuole e queste fanno parte del sistema non statale. E non sempre si ricorda, diciamo, che all'interno delle scuole paritarie ci sono anche le scuole comunali e poi ci sono appunto i privati. Il fatto che sia senza oneri per lo Stato è una delle questioni che vengono dibattute di più e di cui magari possiamo poi parlare appunto nel pomeriggio. L'altra legge che ho segnalato è la legge 62 del 2000, che ha istituito il sistema scolastico integrato, per cui da allora, quando si parla di scuola, anche da parte delle istituzioni come per esempio il Ministero dell'Istruzione, non si intende più la scuola statale, ma il sistema appunto integrato delle due, per cui quando si parla di scuola si include anche la scuola paritaria. L'altra premessa veloce che volevo fare riguarda la situazione dei siti istituzionali che sono stati utilizzati per fare questa ricerca. Cercando di avere dei dati ufficiali, noi abbiamo guardato soprattutto i siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Istat, della Regione Lombardia e quello che è emerso è che sono siti un po' di difficile consultazione, nel senso che i dati sono presentati in modo a volte un po' contraddittorio, non corrispondono i numeri, ci sono dei problemi anche nella consultazione, per esempio, degli ordini in elenco alfabetico, perché la stessa scuola viene magari riproposta più volte sotto nomi diversi, per cui al di là del nostro lavoro, diciamo che anche per i cittadini che volessero informarsi, per una famiglia che vuole decidere a che scuola iscrivere i figli, questi siti, secondo noi, non sono uno strumento al momento ideale. Poi magari Paola vi dirà qualcosa in più di questo. E la scuola paritaria, vediamo nel dettaglio che cos'è.
è un'istituzione non statale che è abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Quindi sostanzialmente, se le scuole private o degli enti locali rispondono a determinati requisiti, che sono requisiti di qualità ed efficacia, lo Stato permette loro di rilasciare un titolo di studio legale. Questo significa che chi frequenta la scuola paritaria alla fine del corso di studi non deve necessariamente presentarsi come privatista, può prendere il diploma, per esempio, all'interno della sua scuola. E per quanto riguarda i requisiti, anche questi poi magari li analizziamo meglio nel pomeriggio, comunque si cerca di garantire che ci sia appunto una equivalenza tra i programmi, per esempio, di studio, i professori che vengono assunti tra la scuola statale e la scuola paritaria. La parte che mi interessa approfondire subito invece è i gruppi, diciamo, in cui si possono suddividere le scuole paritarie. Il primo sono, come dicevo prima, le scuole comunali, e questo secondo me è importante perché alcuni pensano che la scuola comunale vada diciamo paragonata più alla scuola statale che non alle altre scuole paritarie private. Infatti l'Istat, per esempio, fa un lavoro di aggregazione dei dati e mette insieme le scuole statali e le scuole comunali. Se si guarda la scuola paritaria da questo punto di vista, ovviamente i numeri possono anche essere un po' diversi, lo vedremo più avanti, soprattutto per il Comune di Milano, che è un caso particolare. Le altre scuole paritarie sono private, molte di queste hanno un orientamento religioso, quindi le abbiamo chiamate private confessionali, sono il 65% circa del totale, e chiaramente sono sostanzialmente scuole cattoliche. C'è qualche piccola eccezione, la scuola ebraica per esempio, però la maggior parte sono scuole cattoliche. Questo significa che laddove, soprattutto nella scuola dell'infanzia paritaria, abbiamo dei comuni dove la scuola statale non c'è, si pone anche un po' il problema della libertà di scelta educativa, perché i genitori che non sono, diciamo, interessati a dare un'educazione di impronta cattolica comunque non hanno la possibilità di mandare i figli in scuole diverse da queste. Le altre scuole private le ho suddivise semplicemente in due gruppi, perché quelle che hanno un orientamento didattico particolare, come può essere la scuola Montessori o la Steiner, oppure anche scuole che si specializzano in disabilità particolari, hanno delle caratteristiche un po' proprie, diciamo. E poi ci sono tutte le altre private, possono essere per esempio una scuola internazionale che ha avuto appunto la possibilità di diventare paritaria e offre lezioni anche in un'altra lingua, eccetera. In questo grafico vedete il numero di scuole e il numero di studenti. E in blu ci sono le statali, in rosso le paritarie, e questo dà subito un'idea della situazione lombarda, perché vedete dall'altezza delle colonne che solo nella scuola d'infanzia abbiamo un numero di scuole e un numero di studenti che le frequentano che è particolarmente alto. Negli altri ordini di scuola le scuole statali sono molto più numerose, e per quanto riguarda la secondaria superiore vedete che c'è comunque un certo numero di scuole paritarie, equivale circa un terzo, però se poi si va a vedere il numero di studenti che sono iscritti, in realtà sono molto pochi. Adesso vi faccio vedere i dati più nel dettaglio. In questa tabella vedete che le scuole d'infanzia hanno diciamo il 43% circa di statali e il 57% paritarie, e le stesse percentuali si ritrovano un po' anche nel numero di studenti. Invece negli altri ordini di scuola, la primaria, che sarebbero le elementari, ha il 90% di scuole e il 92% di studenti alla statale, la secondaria inferiore, che sono le medie, più o meno la stessa percentuale, e la scuola secondaria superiore, come vi dicevo prima, ha un buon numero di scuole paritarie, che sono il 33%, però il numero di studenti rimane un po' con la stessa suddivisione degli altri ordini di scuole, quindi 92% alle statali e 8% paritarie. Questi dati sono quelli ufficiali dell'Ufficio Scolastico della Regione Lombardia per quest'anno. Il lavoro che abbiamo fatto riguarda soprattutto la suddivisione sul territorio, quindi le scuole dell'infanzia statali sono le uniche che non sono presenti in tutti i nostri territori. Si può dire che in questo caso lo Stato quindi non rispetta l'indicazione costituzionale che vedevamo prima. E chi fosse interessato poi nel pomeriggio magari possiamo proprio vedere dove sono queste zone, perché non sono tantissime, però ci sono magari dei gruppi di comuni dove la scuola statale non c'è, e quindi i genitori dovrebbero spostarsi, se volessero evitare di iscrivere i figli in una scuola d'infanzia paritaria, anche di parecchi chilometri.
Per quanto riguarda le scuole dell'obbligo, quindi le elementari e le medie, sono diffuse su tutto il territorio, abbiamo verificato, c'è proprio qualche piccolo caso di comuni che non hanno scuole, ma in quel caso non ce le hanno né statali né paritarie e presumibilmente sono comuni poco abitati. Lì si potrebbe fare un altro, diciamo, ragionamento e analizzare anche un po' più nel dettaglio la situazione. Per quanto riguarda le scuole secondarie e superiori, le abbiamo anche qui un po' in tutto il territorio. Per quanto riguarda le statali, sono concentrate ovviamente nei centri un pochino più grossi, però questo per l'età degli studenti ovviamente diventa un problema relativo, perché comunque sono ragazzini dai 14 ai 19 anni che quindi si possono spostare, insomma, con i mezzi, anche percorrere più chilometri diventa meno problematico. In alcuni casi, ma sono molto pochi, le paritarie su certi territori offrono indirizzi che le scuole statali non propongono, quindi anche qui si potrebbe andare ad analizzare un po' meglio come mai, se c'è una richiesta da parte delle famiglie, capire se c'è la possibilità di magari introdurre questi indirizzi anche nelle scuole statali. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, ho suddiviso le province in gruppi perché ci sono situazioni molto diverse. Il primo gruppo, che sono le province di Como, Lodi, Monza, Brianza e Milano, è quello che più o meno rimane nella media regionale, quindi c'è circa il 40% delle scuole statali e circa il 60% paritarie. Però le altre province hanno delle situazioni molto diverse. Bergamo, Brescia, Lecco e Varese sono le province in cui ci sono più scuole paritarie, arrivano a 2/3 in media. E quindi queste sono le situazioni, diciamo, un po' più critiche o comunque da analizzare con più attenzione. E poi però ci sono queste 4 province, Cremona, Mantova, Pavia e Sondrio, che hanno la situazione opposta, per cui abbiamo in media circa 2/3 di scuole statali e 1/3 di scuole paritarie. Anche questo è interessante perché quando si fa un ragionamento globale sulla Lombardia si tende a pensare che tutte le province abbiano la maggioranza di scuole dell'infanzia paritarie. In realtà in questi 4 casi non è così. Poi ho segnalato il caso della città di Milano, in particolare, perché è un po' anomalo per il numero di scuole comunali, nel senso che a Milano abbiamo un numero di scuole dell'infanzia comunali molto molto alto. Per cui se si facesse un ragionamento come quello che vi accennavo prima, che fa l'Istat, e si mettessero insieme le scuole statali con quelle comunali, praticamente verrebbe ribaltata la proporzione, perché mettendole insieme si arriva al 60% del totale. Vi ho fatto una slide con i 2 esempi che ho chiamato più eclatanti, nel senso che nella provincia di Mantova abbiamo il maggior numero di scuole statali, le vedete nella colonna rossa rispetto alle paritarie, e nella provincia di Varese c'è la situazione opposta, per cui hanno moltissime paritarie e poche statali. Quest'altra slide riguarda le scuole superiori. Ci siamo interessati agli indirizzi delle scuole superiori per capire un pochino meglio anche il tipo di offerta formativa proposta dalle statali e dalle paritarie. Nel grafico in alto vedete le iscrizioni di quest'anno degli studenti che hanno finito la scuola media e devono scegliere la scuola superiore. Come potete vedere si dividono più o meno in 2 gruppi uguali, il 52% sceglie il liceo e il 48% un altro tipo di istituto che può essere tecnico o professionale. Se però andiamo a vedere nel grafico sotto quali sono gli indirizzi proposti dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, vedete che mentre alla scuola statale i licei sono circa il 40% e ci sono moltissime proposte per gli istituti tecnici, per gli istituti professionali, anche perché hanno molti indirizzi e quindi ci sono più scuole, nel caso delle paritarie c'è un'offerta che si concentra moltissimo sui licei. Loro hanno circa il 70% delle scuole che sono licei, e questo secondo noi è interessante perché comunque fa vedere che l'offerta formativa della paritaria si rivolge soprattutto a un certo gruppo, diciamo. E sappiamo che, se non altro come dati statistici, in media gli studenti che si iscrivono al liceo provengono da famiglie che sono sostanzialmente di fasce sociali più alte, per cui c'è questo dato che può essere interessante. E la seconda parte della presentazione riguarda i finanziamenti. Abbiamo pensato di riassumere un pochino quali sono stati i finanziamenti alle scuole lombarde.
per dare un'idea di quello che sono appunto i soldi che vanno a far parte soprattutto del funzionamento delle scuole, perché appunto per evitare di entrare in contraddizione con il principio costituzionale di non avere oneri per lo Stato per istituire scuole private, si è pensato di definire questi finanziamenti come finanziamenti per il funzionamento delle scuole, e sono tanti soldi. Nelle scuole dell'infanzia soprattutto ci sono 79 milioni di euro che vengono dallo Stato per le scuole della Lombardia e altri 8 milioni e mezzo regionali, di cui 500 mila euro sono dedicati alle ore di sostegno per i bambini disabili che frequentano solo le scuole paritarie. Infatti si parla in questo caso di paritarie private, quindi le comunali non sono incluse. Poi abbiamo le scuole di altri ordini e gradi, per esempio alle paritarie primarie e secondarie lo Stato passa altri 40 milioni circa, concentrati soprattutto alla scuola primaria perché sono 36 milioni e mezzo, di cui 5 e mezzo per le ore di sostegno, quindi vanno a favore dei bambini disabili. E poi ci sono altri 3 milioni per le scuole medie e 1 milione circa per le superiori. Per quanto riguarda la regione invece, abbiamo la dote scuola che copre buona parte dei finanziamenti alle scuole in Lombardia. Per le primarie e le secondarie si suddivide in 4 punti. Il primo punto è il buono scuola, che è quello con i finanziamenti più consistenti, perché sono 20 milioni e sono tutti regionali, quindi lo Stato non contribuisce. Questi soldi vanno alle famiglie che pagano una retta per i figli, quindi sostanzialmente alle scuole paritarie, perché la scuola statale tendenzialmente non ha rette, tranne in pochi casi di convitti, per esempio. Questi 20 milioni sono erogati sulla base del reddito. Io vi ho riportato la tabella per farvi vedere più che altro le fasce di reddito, perché trovo che sia interessante vedere il confronto, per esempio, tra la fascia più alta e quella più bassa o quella intermedia. Vedete che si parla di famiglie che hanno da 28 a 40 mila euro di reddito, che quindi non si possono definire famiglie particolarmente disagiate, e i soldi che ricevono sono abbastanza insomma simili a quelli che vengono dati alle famiglie con un reddito molto più basso. Se fate un confronto tra le colonne, appunto, si vede un po' questa situazione che si potrebbe magari modificare. E il secondo punto della dote scuola riguarda il contributo per l'acquisto di libri di testo. Questo è un contributo che va agli studenti sia delle statali che delle paritarie, sono altri 11 milioni. Di questi molti vengono dallo Stato, però ci sono 8 milioni e mezzo di fondi statali e 2 e mezzo dei fondi regionali. E anche qui ho riportato la tabella dei redditi per farvi vedere che c'è una grossa differenza, nel senso che in questo caso ci si ferma a 15.500 euro circa di reddito contro i 40.000 del finanziamento precedente. E chiaramente sono cifre abbastanza basse e quindi non è detto che riescano a coprire le spese per tutti i libri di testo, è un contributo parziale. Le ultime due voci della dote scuola sono dei fondi specifici per disabili, di nuovo per studenti che frequentano le scuole paritarie, è un po' l'equivalente di quello che abbiamo visto nella scuola dell'infanzia sostanzialmente, e qui ci sono 4 milioni e mezzo di fondi che vanno sempre alle ore degli insegnanti di sostegno. E infine ci sono le borse di studio per merito, queste sono comunque sia per gli studenti di scuole statali che paritarie ed è circa 1 milione di euro e sono sempre fondi regionali. L'ultima voce sono dei fondi per disabili che vengono erogati in collaborazione con i comuni, sono circa 30 milioni di euro e questi sono finalizzati a diciamo punti specifici che sono il trasporto, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, e in questi due casi sono sempre studenti disabili delle scuole secondarie. E poi c'è l'inclusione dei disabili sensoriali, che invece vale per ogni ordine di scuola, e quindi diciamo che questo è il grosso dei finanziamenti che vanno alle scuole della nostra regione. Poi c'è tutta la parte che riguarda invece la formazione professionale, e lì sono cifre anche molto più alte, anche perché è una parte che riguarda i compiti proprio della regione, e di questo vi parlerà il prossimo relatore, che è Gianmarco Corbetta, e gli lascio la parola, grazie.